La convalida del provvedimento amministrativo. A te la parola, 5 minuti massimo. Prego. Allora, per quanto riguarda la convalida del provvedimento amministrativo, il primo punto è dare una definizione del provvedimento amministrativo, che praticamente è un atto che viene emanato dalla pubblica amministrazione in grado di modificare la situazione giuridica di un soggetto. Il provvedimento comunque sia può essere formato da una serie di atti amministrativi che hanno, diciamo, determinati elementi e, diciamo, il riferimento, diciamo, principale per quanto riguarda la convalida dell'atto amministrativo è che ci ritroviamo in una situazione in cui il provvedimento amministrativo ha un vizio, diciamo, comunque sia, diciamo, un vizio che è comunque sanabile dalla pubblica amministrazione, la quale pubblica amministrazione con la convalida, diciamo, elimina quel vizio, diciamo, quella formalità che praticamente renderebbe il provvedimento senza la convalida, cioè non sarebbe giuridicamente valido. E per quanto riguarda, diciamo, l'ambito principale, facciamo riferimento comunque sempre all'articolo 97 della Costituzione e al buon andamento della pubblica amministrazione e dell'organizzazione diciamo, degli uffici. Questo è l'ambito, diciamo, generale a livello costituzionale. E mentre per quanto riguarda la legge di riferimento, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi o comunque sia del procedimento amministrativo, è la legge 241 del 90, che praticamente disciplina anche i casi, diciamo, in cui possiamo avere l'annullamento oppure la nullità dei provvedimenti amministrativi, c'è cioè l'articolo 21 septies e 21 octies, diciamo, in particolare trattano diciamo, dell'annullamento, dei casi di annullamento, e praticamente, diciamo, l'annullamento è un'ipotesi, diciamo, meno grave della nullità, perché nella nullità, diciamo, l'atto è inesistente. Per quanto riguarda invece l'annullamento del provvedimento che si ha quando è viziato per, diciamo, incompetenza relativa, ad esempio, diciamo, questa può essere sanata, perché magari, diciamo, è sempre l'atto emanato da diciamo, un organo che ha diciamo, lo stesso organo, magari una sezione che ha diciamo, un potere, cioè non è incompatibile del tutto con quel provvedimento. E quindi c'è un esempio di convalida, potrebbe essere magari con una ratifica da parte dell'organo, che magari non è, diciamo, quello deputato, ratifica diciamo, il provvedimento emanato diciamo, dall'organo che ha adottato, diciamo, cioè non era, diciamo, competente per quel provvedimento.